bilancio che poi andrà in consiglio probabilmente la settimana prossima, si prevede anche un grande piano di assunzioni da quello che abbiamo potuto leggere. Sì, vorrei spendere qualche secondo su questa manovra di bilancio che abbiamo approvato alle 23.45 ieri sera di domenica, molto importante, e che andrà presumibilmente in consiglio comunale tra il 9 e il 10 aprile. Innanzitutto la prima bella notizia è che si fa il bilancio, perché a Napoli nulla è scontato per come ci hanno ridotto nel corso degli anni i vari governi e i debiti storici accumulati da quando siamo bambini. Fare un bilancio è già una bella notizia. Poi se andiamo a scorrere questo bilancio è una gran bella notizia per la città, perché tra le varie misure che troviamo, innanzitutto il consolidamento di tutte le società partecipate. Ci sarà un contratto triennale per Napoli Servizi, quindi solidità per una società che ha vissuto mesi complicati. Confermiamo i 54 milioni per ANM fino al 2021, che se dovessimo andare dietro alla Regione Campania, noi il 31/12/2019 non avremo più il servizio. Quindi questo vi fa capire l'amore e la generosità che questa amministrazione mette in campo per l'azienda pubblica della nostra città. Ci sono contributi anche molto innovativi per migliorare e rafforzare ancora di più la riscossione e la lotta all'evasione. Già abbiamo registrato, e lo scoprirete nelle carte, dei miglioramenti importanti rispetto all'anno scorso, ma avremo anche gli strumenti tecnologici dei droni. Utilizzeremo i droni per il controllo dall'alto della città, non solo per l'evasione, ma anche per gli inquinamenti climatici e per le discariche. Ci stanno circa 500.000 euro per il diritto all'abitare. Viene mantenuto intatto ogni intervento sul welfare e tutte le altre misure delle scuole, eccetera. E poi c'è una grandissima notizia che per noi è fondamentale per il miglioramento dei servizi della nostra città, che complessivamente tra il 19 e il 21, ma la maggior parte degli interventi saranno per il 19, tra il Comune e le società partecipate assumeremo circa 1.500 persone. Non sono i corsi di formazione che fanno altri, non sono contratti solamente di 3-4 mesi, sono contratti a tempo indeterminato che, in attesa che il governo sbloccava una serie di situazioni, noi abbiamo trovato le risorse economiche per farlo, quindi non c'è nessun intervento dall'alto. Scorreremo tutta la graduatoria degli idonei entro quest'anno, stabilizzeremo in 3 anni, e questo è il risultato storico, tutti i lavoratori socialmente utili del Comune di Napoli che da oltre 20 anni attendevano risposte. Ci sono tutti i profili, dalle maestre agli architetti, agli ingegneri, ai ragionieri, ai funzionari informatici. Questo significa mettere in sicurezza il comune e soprattutto migliorare tantissimo i servizi della nostra città. Se a questo aggiungiamo che tra qualche giorno avremo oltre 200 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti per pagare tutti i creditori del Comune di Napoli, se a questo aggiungiamo che per fine maggio avremo oltre 100 milioni della città metropolitana, titolo secondo, investimenti, il grande piano strategico della città di Napoli, di cui a oltre 200 milioni andranno agli altri comuni, possiamo dire che sarà in atto da qui a qualche settimana un piano di investimenti e strutturale che la città avvertirà, sentirà e comprenderà la serietà del lavoro che si sta facendo, lo ripeto, in un contesto normativo e finanziario nazionale grave, dove si è ripreso a tagliare i comuni, dove ci hanno addirittura tolto la cassa nei primi mesi di quest'anno. Per abbattere questa città e questa amministrazione e questo popolo evidentemente ci vuole dell'altro. Io sono soddisfattissimo e approfitto dei nostri microfoni per ringraziare le donne e gli uomini del Comune di Napoli in tutte le sue articolazioni e delle società partecipate, perché hanno fatto davvero un lavoro enorme, anche contro, in qualche modo, il messaggio che qualcuno ha voluto mettere in campo di questi periodi, che il Comune stava andando in fallimento, che il Comune stava in crack, che il Comune era morto. Come vedete, non solo non siamo morti, ma rilanciamo.